Un percorso condiviso di valorizzazione turistica ed enogastronomica dei borghi certificati è il risultato della partnership tra l'associazione I Borghi Più Belli d'Italia in Abruzzo e Molise e l'Istituto Alberghiero e Turistico De Cecco di Pescara. Alla conferenza stampa ha fatto seguito il convivio Gusto, Tradizione e Bellezza, 29 tipicità per 29 borghi più belli di Abruzzo e Molise, in cui è stato illustrato il menu elaborato e realizzato da studenti e docenti dell'Istituto Alberghiero, come un ricco alfabeto di sapori, utilizzando eccellenze agroalimentari e tipicità identitarie di ogni borgo. Di Marco, una partnership direi virtuosa. Sì, una partnership interessante, coraggiosa, impegnativa, che sta dando i suoi frutti, che consentirà alla nostra associazione di valorizzare i propri prodotti locali e non solo, ma di aiutare gli operatori locali dei nostri comuni a essere ulteriormente sostenuti e consigliati evidentemente nella loro attività ordinaria. Tra l'altro, Di Marco, menu elaborato dai docenti, dagli studenti dell'Alberghiero di Cecco proprio per valorizzare ulteriormente, no, le eccellenze, lo ha detto poc'anzi, della nostra regione. È proprio questo, noi non vogliamo somigliare ad altri territori, noi vogliamo esaltare quello che abbiamo in ciascun borgo, e di ciascun borgo io ho chiesto l'esaltazione di un prodotto specifico, perché è questo che dobbiamo fare per fare bene a tutti e soprattutto per far capire a livello di turismo internazionale che i nostri territori hanno valenza culturale, non gastronomica, turistica, storico, ambientale sicuramente, ma che si può mangiare qualcosa di unico e di irrepetibile, e quindi qui all'Alberghiero questo si è sedimentato come pensiero grazie a questa proposta condivisa. Questo è un ulteriore momento di crescita per l'Istituto, no? Sì, noi condividiamo con l'Associazione Nazionale dei Borghi Più Belli, sezione Abruzzo e Molise, un grande obiettivo, e cioè quello di formare delle figure specializzate che siano in grado di promuovere la ristorazione, la ricezione e il turismo in Abruzzo, a partire proprio dal patrimonio unico dei nostri borghi, un patrimonio che è fatto di arte, di architettura, di storia, ma è fatto anche e soprattutto di enogastronomia. L'enogastronomia oggi è un potente attrattore turistico, è uno strumento di comunicazione dell'immagine di qualità di un borgo, e noi vogliamo creare dei professionisti, delle figure specialistiche che siano in grado di promuovere i borghi dal punto di vista culturale ed enogastronomico.